cominciavano sempre con la messa del mattino nella cappella di Casa Santa Marta, celebrata da Papa Francesco, le riunioni del secondo incontro del Consiglio dei Cardinali, che si è tenuto in Vaticano dal 3 al 5 dicembre. Al cardinale honduregno Oscar Rodriguez Maradiaga, coordinatore del gruppo di consiglieri del Papa, abbiamo chiesto come procede il lavoro di revisione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana. Noi stiamo seguendo una linea di esaminare ognuno dei dicasteri, di vedere le proposte che sono venute e fare delle raccomandazioni al Santo Padre. La redazione della Costituzione sarà posteriore, quando abbiamo finito di questa raccolta di tutti i suggerimenti. Dall'inizio del pontificato di Papa Francesco, lui ha parlato sempre che la Chiesa è servitora, che noi siamo per servire, e anche la Curia è per servire la Chiesa. Noi non siamo soltanto per fare una nuova Pastor Bonus, ma siamo per continuare ad essere una specie di consiglio sui temi che lui ci chiede. Anche la riforma del Sinodo va in questa direzione. Non vuol dire che una volta finito il Sinodo è già finita la consultazione. Lui prevede che i membri del Sinodo continueranno nel periodo di 3 anni, che possono essere anche consultati sul cammino. Dunque è anche un'espressione grande di più collegialità. Gli 8 cardinali consiglieri del Papa hanno anche incontrato il nuovo segretario di Stato, l'arcivescovo Piero Parolin, qui con il premier israeliano Netanyahu. Tra le proposte emerse nelle riunioni prima del conclave e riprese dal Consiglio di Cardinali c'è quella di restituire al primo collaboratore del pontefice il nome e il ruolo di segretario papale. Quello che si voleva era non dare l'impressione che si tratta di un governo, come tale un governo civile dove c'è il primo ministro. Questo è ben diverso, soprattutto esaminando la storia. All'inizio è incominciato come segretario del Papa, dopo è passato con tanta evoluzione e tanta anche riforme che sono venute posteriormente ad essere quasi come un segretario di Stato. Quello si è visto anche per la partecipazione di tanti cardinali, che per i tempi attuali non è molto felice questo nome, e dunque si pensa in suggerimenti in questo indirizzo, segretario di Papa o segretario papale, o vedremo. Al termine dell'incontro, su proposta del Consiglio dei Cardinali, Papa Francesco ha deciso di istituire una commissione per la protezione dei fanciulli, che lo consiglierà sulle iniziative a difesa dei piccoli e l'attenzione pastorale per le vittime di abusi compiuti da sacerdoti e religiosi. C'è una necessità che si sente importantissima, non soltanto le lamentele perché ci sono stati questi problemi o gli altri, no, la prevenzione. E questo veramente ci è piaciuto tutti, che si possa creare questa commissione, magari dentro della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il terzo incontro degli 8 consiglieri con il Papa si terrà dal 17 al 19 febbraio 2014, prima del concistoro del 22 febbraio per la creazione di nuovi cardinali.